Da ieri sono scattate le sanzioni per commercianti, artigiani e professionisti che non consentiranno ai loro clienti di effettuare i pagamenti con carte bancomat. Le sanzioni sono due. La prima ha un importo fisso pari a 30 euro. La seconda ammonta al 4% dell'importo che il cliente vuole pagare col bancomat o con la carta di credito. A spiegarci pro e contro il dottore commercialista Luca Del Federico. Per tutti è una gran comodità, io a volte dico banalmente vado a comprare anche il gelato, per non mantenere i centesimi in tasca paghi col bancomat o carta di credito. Questi sono i pro, i contro indubbiamente mi metto nel piccolo edicolante, nel tabaccaio, nella piccolissima attività che è un ulteriore balzello, perché è vero che ci sono adesso dei POS che paghi solo sul transato, non la quota fissa, però mettiamoci nei panni di questi piccoli gestori, delle difficoltà anche operative ci sono. Il POS obbligatorio però divide le categorie. Ecco alcune reazioni. Finora l'obbligo del POS era senza sanzioni, da oggi cambia tutto. La tabaccheria Camaioni come si è organizzata? Niente, noi come tabaccheria dobbiamo soltanto accettare questa realtà. Il problema è sui servizi. Noi non andiamo sulla percentuale, ma andiamo sul transato. Facciamo un'operazione di 100 euro e guadagniamo per esempio 50 centesimi, dobbiamo pagare le commissioni in banca sul transato sulle 100 euro, pari a 1,50 euro, un paio di euro. E quindi praticamente il costo bancario supera il guadagno che ci abbiamo. Noi come cultura aziendale siamo molto d'accordo, perché è giusto che comunque sia venga tracciato quello che è possibile tracciare. Nessun tipo di onere, perché abbiamo sentito molti esercenti, commissioni varie, no? Guardi, no, perché dipende dal tipo di POS che si ha. Noi per esempio abbiamo un tipo di POS in cui le commissioni sono veramente molto irrisorie, una spesa annua molto irrisoria, quindi chi dice questo per me personalmente lo prende un pochino come la scusa, diciamo, di... sì, di non metterlo. Per noi non è una novità, perché comunque abbiamo messo il POS già da un po' e adesso ci sono dei POS che non hanno commissioni altissime, quindi diciamo che ci sono venuti anche incontro. Diciamo che per lei è una misura davvero di modernizzazione questa. Sì, comunque adesso i ragazzi vanno in giro solamente, ecco, ci pagano attraverso smartphone, carta. Luigi Baiocchi, storico edicolante del centro di Pescara, il POS. Il POS per me è una stronzata, per me. Proprio per me che vendo senza i giornali. Mezzi termini. Anche perché la percentuale del giornale è bassa e gli incassi sono scesi di molto da 3-4 anni a questa parte. Forse ci sarà una proroga dal 1 gennaio 2023. Ho sentito che c'è questa proroga, nel frattempo però io sono andato in banca, ho dovuto firmare 40 firme per prendere questo maledetto POS. Per utilizzarlo per un giornale, non è giusto. Vi farete sentire come categoria? Come categoria già ci siamo fatti sentire, ma non ti ascolta nessuno. Okay. Nessuno.